Allora, cominciamo questo nuovo anno di Catechismo per gli adulti, dove concluderemo già forse oggi quello che abbiamo lasciato in piedi dall'anno scorso, cioè il discorso sulla Chiesa. Adesso lo restituiamo, lo completiamo oggi, e poi vedremo che proprio l'ultimo capitolo del Lumen Gentium, quindi della Costituzione sulla Chiesa, ci aprirà, diciamo, degli orizzonti che ci proiettano nel futuro, cioè in quello che sarà interessante approfondire dopo, e che certamente dilata alcuni ambiti che stiamo già trattando. Allora, andiamo subito alla prima slide, che presenta un po' il riassunto di tutto quello che abbiamo fatto l'anno scorso, riprendendo e ricordando, adesso le tiro giù tutte. Allora, abbiamo visto l'anno scorso che tutte quante cose fatte, abbiamo fatto bene l'anno scorso, quindi studiando la Costituzione sulla Chiesa del Concilio Vaticano II, abbiamo visto bene il mistero della Chiesa, quindi la Chiesa come mistero, la Chiesa come popolo di Dio, l'abbiamo approfondito bene, la Costituzione gerarchica della Chiesa, quindi il Papa, i Vescovi, il Magistero, l'abbiamo approfondito bene, il ruolo dei laici l'abbiamo approfondito bene, siamo stati tanto tempo sulla vocazione universale alla santità, anche aiutati dalla Gaudete ed Exultate di Papa Francesco, che è l'ultima cosa che abbiamo concluso, se vi ricordate, nell'ultimo incontro, che era maggio o giugno, insomma, di quest'anno. E con la vocazione del Sala della Santità, diciamo che la gran parte del discorso sulla Chiesa è stata quasi esaurita, perché poi ci sono altri tre capitoli. Il primo, che diciamo faremo un pochino velocemente, perché a noi interessa, diciamo, entro certi limiti fino a un certo punto, perché è il capitolo dedicato ai religiosi. Religiosi, l'indole escatologica della Chiesa e la Beata Vergine Maria e il mistero di Cristo della Chiesa. Questo probabilmente sarebbe un incontro adatto, nella mia mente, insomma, di riprenderlo magari nel mese di maggio. È un capitolo un po' teologico, però è bello, mi fa vedere la relazione che c'è tra Cristo e la Chiesa. Ora, il senso un pochino di queste cose, no? Vedete, i laici, la vocazione universale alla santità, e poi i religiosi, brevemente ve lo introduco oggi, non ho fatto delle slide dedicate ai religiosi, no? Civicchia, scappato ma non deve ancora scappare, eccolo, vediamola così alle mie spalle. E i religiosi dovrebbero essere, anzi hanno come ragione di essere, quello di testimoniare nella Chiesa il grande impegno verso la santità che coinvolge alcuni membri della Chiesa. Voi sapete che i religiosi fanno professione tutti quanti, adesso ci stanno più congregazioni religiose che insomma, no? Ma professano i cosiddetti consigli evangelici, voti di povertà, castità e obbedienza, che Gesù non ha imposto a tutti, ma ha raccomandato ad alcuni come forme di vita più vicine a quella che è stata la sua vita terrena e che dovrebbero agevolare il cammino verso la santità. Questo non vuol dire che chi non ha fatto quei voti non diventa santo, però nella Chiesa esiste una forma di vita appunto istituzionalizzata che ha come scopo quello di mostrare questa tensione di tutta la Chiesa verso la santità. Ma non è che devono essere santi solo loro, per questo che la prima cosa che ha fatto vedere l'intelligenza di chi ha pensato questa Costituzione, no? Prima c'è la voce che tutti devono diventare santi, alcuni, come dire, rappresentano nella Chiesa in maniera, come dire, istituzionalizzata questo sforzo, ma di tutta la Chiesa, di tendere verso la santità. Quindi capite, la vita religiosa dovrebbe essere florida dentro la Chiesa, perché e purtroppo anche questo, ne parlo un pochino en passant, è un argomento dolente dell'attuale situazione ecclesiale. Sapete benissimo, se morite, dove stanno le suore? Dove stanno ancora le suore? Purtroppo, disgraziate, è una grande disgrazia questa qui, cioè anche a Borgo San Michele so che sono andate via le suore. Anche parecchie hanno mandate via. Non è che non andate via, non ci stanno più, d'accordo? Cioè, perché la vita religiosa adesso soffre una situazione drammatica, sia da un punto di vista di calo pauroso di vocazioni quasi generalizzato, ma anche un problema di, come dire, perdita dell'identità religiosa. Capite? Perché dopo il Concilio Vaticano II sono successe alcune cose, di alcune cose ha parlato recentemente, ne abbiamo già parlato quando abbiamo fatto il discorso sui laici. Allora, che succede? I laici oggi, per sentirsi un po' importanti, devono diventare mezzi veti, quindi c'è la criticalizzazione dei laici.
I preti, per sentirsi al passo con i tempi, devono diventare mezzi laici, cioè devono andare in giro in borghese, devono occuparsi di tutte le altre cose di cui si occupano i laici, devono fare politica, devono fare impegnati nel sociale, tutte le altre cose di per sé buone, ma sono cose che dovrebbero essere fatte soprattutto dai laici. E i religiosi la stessa cosa, i religiosi, il processo di aggiornamento, sai, avevamo il concetto di aggiornare, significava annacquare, quindi prendere le distanze anche da alcuni grandi maestri di vita interiore che sono i grandi fondatori degli ordini religiosi, come dire, a modernizzare un po' tutto. Però cioè, quello che, che il Concilio ha chiesto è stata una, come dire, non un ammodernamento, un aggiornamento della vita religiosa, ma nel senso di un recupero della sua forza, capite, trainante, cioè rivediamo tutto per essere più fedeli ai nostri fondatori, non per distruggere tutto. Cioè, io adesso non voglio raccontare, ma io ho conosciuto personalmente nella mia esistenza santi uomini e sante donne di una certa età che hanno vissuto questo travaglio, quindi del cosiddetto aggiornamento, che piangevano come bambini, cioè che dicevano che rispetto all'ordine religioso che avevano conosciuto quando erano giovani, che avevano fatto un noviziato, cioè adesso questo qui ma hanno distrutto la famiglia dentro casa mia, mi hanno snaturato la famiglia dentro casa mia, ma con le lacrime agli occhi, capite? Quindi è un punto purtroppo dolente, che è un danno immenso, perché l'assenza della vita religiosa, sia da un punto di vista numerico che da un punto di vista qualitativo, è un male enorme che si fa alla Chiesa, a tutta la Chiesa, non soltanto alle singole congregazioni, a tutti. Prendiamo la guida. Purtroppo. E bisogna pregare su questa cosa qui, ecco. E c'è qualche nuova fondazione che sta cercando, insomma, un pochino di rimettere in piedi certi discorsi, ma si fa fatica adesso, si fa tanta fatica, perché viviamo in tempi veramente particolari, e questi chiaramente se ne risente anche la vita religiosa. Ora, il settimo capitolo, che è quello che faremo oggi, parla dell'indole cosiddetta escatologica della Chiesa. Questa è una cosa molto importante. Allora, perché proprio detto in due parole, escatologica, sapete, escatologia è una parolona, o se preferite una parolaccia in senso ironico, che viene dal greco, escaton significa in greco le cose ultime. Cioè, l'indole escatologica della Chiesa significa, anche questa è una cosa che dovrebbe essere ovvia, ma mica oggi tanto lo è per tutti, Cioè, allora, il discorso è molto semplice. La Chiesa, che esiste a fare? La Chiesa, in due parole, esiste per prendersi e portarci in paradiso, d'accordo? Cioè, andiamo proprio in due parole, da questi discorsi, sì, tutto bello, siamo detto, ma detto in due parole, a che ci sta a fare la Chiesa? La Chiesa viene per radunare le persone, per annunciargli che esiste la vita eterna, che per andare in paradiso bisogna stare lontani dal peccato, che abbiamo un Redentore che ci ha redento dai peccati, ci ha dato i sacramenti, una vita di grazia, quando vive in grazia di Dio, stare in paradiso, proprio detto proprio in due parole, capito? Quindi l'indole escatologica, la Chiesa è proprio intrinsecamente fatta per questo motivo, capite? Ecco perché anche su questo, anche oggi, a che serve la Chiesa? Questo pure il Papa l'ha detto tante volte. La Chiesa che cos'è? Una onlus? Che facciamo? I filantropi, e facciamo semplicemente del bene a orizzontale, a destra e a manca, andando a sovvenire, per carità, le pur doverose e necessarie, d'accordo? Esigenze temporali del nostro prossimo, o qualcos'altro? Ah, questa non deve farne anche voi, cioè, perché su questo punto, che sembra marginale ma non lo è, si ripercuote la nostra immagine di Chiesa. Per esempio, che ti aspetti dal parroco? Punto interrogativo. Chi è un parroco secondo te? È uno che, per carità, stare attenti a capire il senso delle cose. È uno che sta in mezzo alle persone, deve essere buono, deve essere gentile, deve essere cordiale, deve essere attento a tutte le cose, o chiaro queste cose le deve fare, mica è sul rospo il parroco, no? Andate d'accordo? Ma è questa la cosa essenziale? Capito? Cioè, se un parroco sta tutto il giorno insieme a voi, viene a giocare a carte, io sono nato a fare anche questo, ma non perché, cioè, capite, come gesti di vicinanza, ma se fa solo questo va bene, qualcuno dice di no, ma qualcun altro questo vuole oggi, cioè specialmente le autorità laiche
alla Chiesa chiedono solo questo, e se la Chiesa si azzarda, vedete, quando parla di qualcos'altro, quindi entra nei grandi temi etici, morali, devi sta zitta, questi sono fatti tuoi, sono fatti etici privati, cioè, capito, se tu mi dai una mano a accogliere i profughi, per carità, questo bisogna farlo, e diocesi che tolgono le patate bollenti allo Stato, se prendono 40 migranti, se li tengono loro, così non abbiamo, come si chiamano, i centri d'accoglienza, quello va benissimo, sia benedetta la Chiesa, però se alzo il ditino e dico che l'eutanasia non va bene, ah no, silenzio, qui lo Stato è laico, non dobbiamo fare ingerenze, capito? Quindi attenzione che dietro questo discorso, capite, cioè, anche quando la Chiesa, questo lo diciamo da Teresa di Calcutta, va incontro, abbiamo parlato degli ordini religiosi, gli ordini ospedalieri, noi oggi abbiamo gli ospedali, sapete perché c'è degli ospedali oggi? C'è stato il Servizio Sanitario Nazionale, perché sono stati San Giovanni di Dio e San Camillo dell'Elis, perché prima di San Giovanni di Dio andate a ammalarvi nel 1400 in Italia e vedete la fine che facevate, cioè l'assistenza al malato è stata fatta dai cristiani, perché? Perché Gesù nel Vangelo ha scritto, ero malato e siete venuti a visitarmi, quindi nel malato c'è Cristo, e facendo questa cosa, che è una grande opera, ha dato il buon esempio allo Stato, ma i primi siamo stati noi. Quindi quando tutti quanti questi sapientoni laicisti criticano la Chiesa, perché c'è la previdenza sociale? Le conquiste del bene, chi la faceva nel terzo secolo secondo voi la previdenza sociale? Sapete chi la faceva? I vescovi. La facevano i vescovi con l'aiuto dei diaconi. I diavoli raccoglievano i soldi per portarli alla povera gente, cioè, perché a chi ci pensa i poveri e a chi si muore di fame? La comunità cristiana, perché ha sempre avuto molto chiaro che certamente in primis viene la salvezza dell'anima, ma siccome qui siamo in questo mondo, se mi sto a morire di fame, sì, per carità, se moro speriamo in un paradiso, però insomma se non morissi di fame e morissi di un'altra cosa sarebbe meglio, ci abbiamo pensato noi, capite? Ci abbiamo pensato noi. Poi lo Stato certamente ha preso queste cose e le ha fatte su, ha copiato, ma siamo noi. Però mai sono state fatte queste cose come fine ultimo, quindi come atto meramente filantropico. Perché? Perché io, cioè, se io guarisco, sostengo un malato, lo faccio guarire dalla malattia, esce dall'ospedale, ma tanto tra 40 anni è morto, capite? Cioè, quindi non è che lo scopo primario di questo è salvare la carcassa, perché tanto la carcassa presto o tardi sottoterra va a finire. Sono delle cose che fanno parte comunque della carità, ma si iscrivono dentro un contesto più ampio, perché anche nel servizio, cioè, guardate gli ospedali cristiani, guardate per farvi ricoverare a San Giovanni Rotondo, quello che fece per Padre Pio, no? C'è modo e modo anche di stare vicino al malato. Tu puoi prendere un malato e, come dire, gli fai tutto quello che devi fare, gli fai appunto, questo lo tratti con una pezza da piedi, oppure puoi prendere un malato, lo tratti come un principe, lo metti in una stanza che è una suite, d'accordo? Lo tratti bene, lo tratti con grazia, con garbo. Questo è lo stile un pochino cristiano, no? Che ci ha insegnato nostro Signore. Ecco, però la Chiesa è fatta per il paradiso, cioè se qualcuno non, cioè, se la Chiesa perde, dovesse per perdere, Dio non voglia, non la Chiesa, ma alcuni uomini di Chiesa, alcune strutture di Chiesa, questa dirittura, cioè che io anche quando sto vicino al malato, gli sto vicino e lo aiuto, ma per portarlo in paradiso, anche quando lo curo e lo sostengo nelle sue necessità corporali, alla fine, cioè, capito? Abbiamo completamente fatto back, perché Gesù quando ha dato il mandato, andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo, battezzate nel nome del Padre, chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, chi non crederà sarà condannato. Cioè lo scopo primario della Chiesa è questo, perché la grande rivelazione è questo, cioè che noi tutti quanti, che tutti quanti moriamo lo sappiamo tutti, ma che c'è sta dopo? Questo non tutti lo sanno bene, noi lo sappiamo molto bene, infatti vedremo, lo accennavo, perché questo discorso poi è destinato ad essere ampliato, no? Allora, adesso vi ripresento i numeri 48, 49 e 50, poi casomai gli diamo una letta, anche se oggi il primo incontro lo facciamo un po' più breve, no? Nel numero 48 di Lumen Gentium, attraverso un bellissimo discorso, viene detta una cosa fondamentale, che la Chiesa è fatta per il cielo, che esiste solo per questo, per portare le persone in paradiso alla pienezza della vita. Anche perché, come poi vedremo, l'esito della vita è duplice, o la salvezza o la dannazione, perché pure ci sono degli stati temporali,
Purgatorio, purgatorio non ci si diverte, si tribola un altro po', però è sempre una tribolazione pro tempore, d'accordo? È andata bene comunque, ok? Ecco. Ma se disgraziatamente va male, anche se oggi qualcuno non c'ha molto chiare le idee, posso guai, per quello che ha scritto Dante Alighieri poeticamente, ricordate che era il canto terzo dell'inferno, lasciato ogni speranza noi per entrare, quella non è poesia, capito? Quella è poesia, perché Dante Alighieri è un genio, ma quella è la verità, perché lasciato ogni speranza voi che entrate, lasciato ogni speranza voi che entrate, cioè, capite? Quindi, cioè, insieme a questa cosa bella che è l'eterna beatitudine, la visione beatifica, poi approfondiremo queste cose, no? Vediamo oggi durante il corso di quest'anno, c'è sta pure quest'altra questione, capite? E che ne abbiamo dette tante di quelle panzane che non si porta una casa negli ultimi 50 anni, che ogni tanto se ne sente ancora qualcuno in giro, non hanno ancora finito il repertorio, io sono talmente stufato, io ho cominciato a studiare filosofia e teologia nel 96, quindi ancora non si stufano di stupidaggini. Hanno detto il diavolo non esiste, non è un essere personale, è la personificazione del mare. Qualcuno ha detto che l'inferno non esiste, ho detto ma no, ma Gesù ne parla di mangiare, l'inferno non esiste, allora non è eterno, ma Gesù ha detto che è eterno, no, allora è eterno ma non ci va quasi nessuno, allora possiamo sperare che è vuoto, tutto in continuazione, capite? Una montagna di cose che attaccano però, cioè, capite? Dei punti e dei fondamenti essenziali. C'è quello sacerdote che si è famoso, che si è azzardato a dire che lui fa fatica a perdonare Dio per aver creato l'inferno. Purtroppo, soprattutto fa notizia. Ma se ne sentono, cioè se ne sentono e se ne leggono, io purtroppo oltre a sentirne. Cioè, o meglio, oltre a leggerne, perché tutti quanti oggi andiamo su internet, quindi quando uno se vuole chi ha qualche po' di fegato amaro, basta che va a leggere qualche news, qualche scoop, qualche gossip ecclesiale, se va a fegato amaro. A me io me lo faccio doppio, perché a me me lo vengono pure a raccontare, sai, con un sacco di gente, sai che è successo, quello non è successo, ho sentito questo, mi hanno detto quest'altro, il parroco X, il vescovo Z, il K, tutta testa da tanta come un pallone, e tutto il tempo a dire, ma non ti preoccupare, cose non stanno così, ma avrai capito male, eccetera, eccetera, e in continuazione. Quindi, comunque, 48 dice questo, il 49, ecco, adesso questo è periodo molto propizio, stiamo nel mese del Rosario delle Missioni, ma tra poco arriva il mese di novembre, no? Comincia con la festa dei Santi e poi la commemorazione dei defunti. Cioè la Chiesa, fino al giudizio universale, se ne manca ancora, è un'unica realtà ma che vive in tre dimensioni differenti. Dobbiamo pensare, perché c'è la Chiesa che il Concilio adesso chiama con un termine più moderno peregrinante, un tempo si chiamava militante quando eravamo un po' più massicci, un po'. Ok? Cioè, militante vuol dire in combattimento, peregrinante vuol dire che sta in viaggio, sta in pellegrinaggio. Cioè, noi qua, cioè, anche bisogna un attimo vedere, cioè, quanti fedeli, cioè, noi qui stiamo di passaggio, stiamo camminando. Non stiamo, cioè, qui non ci stiamo con tutta l'eternità. Capite? Poi che Francesco ogni tanto ci attenzione ai soldi che le barre, le tasche non ce l'hanno. Quindi, cioè, io dico nelle prediche, quanto è il conto in banca del cielo? Ma io lo dico scherzando, ma a me non è che non è tanto uno scherzo, perché l'unico modo per portarsi un po' dei soldi dell'altro è darli in beneficenza, favore buone, perché quelli veramente ce li portiamo dell'altro. Se noi li lasciamo qua, fa bestemmiacce dietro i figli e i nipoti e gli eredi, capito? Datemi retta, insomma, quindi quando uno certamente uno c'è i figli, non è che lo lascia a mezzo alla strada, per carità, ma quando si può fare qualcosa, parlo. Quindi, chiesa pellegrinante, poi c'è la chiesa trionfante, quella che vedremo primo di novembre, che come sempre, ho fatto una scritta articolo l'altro giorno, adesso ricominceremo con gli stilicidi, è inquinato da Halloween, che adesso ormai in Italia Halloween, anche qua, quello che mi dicono, ma vengono i genitori disperati, ah ma a scuola mio figlio devono fare Halloween, che devo fare, ci rimando, non ci rimando, dico senti,
io faccio il prete, d'accordo, tu fai il padre, la madre, vedi, ti informate bene, vedi quello che puoi fare, informati su quello che puoi fare, perché che te devo dire, capito? Perché Halloween non è una carnevalata, adesso voglio parlare di quello, una carnevalata così, cioè fa una bella carnevalata vestita da pipistrello e da strega anziché da Arlecchino e Pulcinella, però tutto sommato è una goliardata macabra, purtroppo non è così, non lo dico io questo qui, lo dicono fior di esorcisti, alcuni defunti, altri tuttora in attività, e ne parlano in termini, io sono andato a finire sul giornale anni fa, sono finito sul giornale nel 2006 o nel 2007, 7 forse era, vado in retro Halloween, Don Leonardo, sono finito sul giornale, sono studiato sul giornale di Latina, perché invece un volantino nella parrocchia dove, citando le frasi che era ancora vivo, Don Gabriele Amort, presidente dell'Associazione Internazionale degli Esorcisti, avvertivo i fedeli di stare attenti a Halloween, che non è, che pare che non sia la carnevalatona macabra, ma molto di peggio. Poi mi sono informato, sono andato a studiare da solo e confermo che è così, perché ci stanno fior di testi grossi così che descrivono queste cose con oculatezza di dettagli e particolarità scientifiche, capite? Ma la Chiesa comincia il mese di novembre come? Facendoci vedere i santi del cielo, che sono i nostri modelli e anche la nostra meta, quindi la Chiesa trionfante, beati loro, io ci farei carte false per morirmene da 2 minuti, ve lo dico proprio candidamente, subito, capito? Giorno Nessunissimo, ma solo che credemo di non essere ancora pronto, che se morissi da 2 minuti dovrei fare la sacca di purgatorio, quindi è meglio di no. E il 2 di novembre cos'è? È contemplare la Chiesa purgante, le anime del purgatorio. Qui sono descritte in questo numero con proprietà molto buona di linguaggio questi orizzonti della Chiesa e i rapporti tra loro nel numero 50. Che tipi di rapporti hanno queste tre realtà ecclesiali? Perché noi nel credo che diciamo che crediamo nella comunione dei santi. Attenzione che santi per vocazione siamo noi. Le anime del purgatorio si chiamano anime sante del purgatorio perché sono comunque sante, e in paradiso stanno i santi, quindi noi siamo, abbiamo visto l'anno scorso, siamo santi per vocazione, poi ci stanno i santi che stanno in penitenza e poi ci stanno i santi che stanno nella gloria, ma tra noi c'è un rapporto di comunione reciproca, capito? In che senso? Nel senso che le anime che stanno in paradiso sono i nostri modelli, ma pregano per noi, cioè non è che dormono, I santi del paradiso non dormono. Io per esempio, tanto per farvi capire, conobbi tempo fa, a proposito di santi, perché alcuni santi religiosi sono ancora in una santa suola di clausura, in un monastero doc di Carmelitane scalze ancora. Scalze. Questa mi disse, lei fa il parroco? Dico sì. Allora io le dico subito una cosa, guai a lei. Se quando vengono le famiglie a chiedere di battezzare i figli non ricorda che si possono mettere più nomi di battesimo e in particolare non raccomanda, ovviamente lasciandola la libertà, di aggiungere nomi di battesimo in nome della Madonna. E io grazie a Dio mi chiamo già di battesimo Leonardo Enrico Maria, perché mia mamma sta cosa qua lo sapeva, penso che non so quanti di voi, io ho un nome multiplo di battesimo, mia madre ce n'aveva 4 di battesimo, anche i miei fratelli hanno nomi multipli di battesimi, d'accordo? Perché si faceva sta cosa? Così per bellezza, tanto per fare qualcosa? No, perché i santi del cui nome tu, cioè di cui porti il nome nel battesimo, pregano per te, cioè San Leonardo, ne ci stanno tanti, San Leonardo, prega per me. Sant'Enrico, grande imperatore, marito di Santa Cunegunda, grande imperatore, uno dei pochissimi casi in tutta la storia della Chiesa di matrimoni vissuti come Giuseppe e Maria, perché Sant'Enrico e Santa Cunegonda scelsero di vivere come Giuseppe e Maria, casti nel matrimonio, questa è una cosa tutto eccezionale, ma l'hanno fatto. E poi, scusate, il nome della Madonna, io me lo porto pure, me ci firmo anche nei documenti religiosi, perché non ce l'ho all'anagrafe, e ci ho tante volte pensato di andarci a mettere, sarebbe troppo macello, ma ce l'ho nel battesimo, io ne sono contentissimo, cioè, capite? Cioè, quindi la Madonna se ne fa, come dire, un... Chiaro che la Madonna prega per tutti, vuole bene a tutti, ma quel gesto di amore e anche di fede, no? Quindi io
questa mi ha minacciato sta suora, cioè mi ha minacciato con il solito, ha detto guai a te se non lo fai, poi se loro non lo vogliono fare, ma tu glielo devi dire. E io infatti sempre glielo dico, gli racconto questa cosa, dico guarda così così colà, dico, quindi pensaci, tanto non cambia niente, perché all'anagrafe, se io all'anagrafe so Leonardo, quindi non, cioè, l'anagrafe e l'anagrafe sono due cose completamente distinte e differenti, però ecco, allora, leggiamo adesso un attimo insieme qualche piccolo passaggio, questo è il 48, no? La Chiesa alla quale tutti siamo chiamati in Cristo Gesù, nella quale per mezzo della grazia di Dio acquistiamo la santità, non avrà il suo compimento se non nella gloria celeste. Quando verrà il tempo in cui tutte le cose saranno rinnovate e col genere umano anche tutto l'universo, il quale è intimamente congiunto con l'uomo e per mezzo di lui arriva al suo fine. Sto leggendo chiaramente in alto. E salto un pezzettino qui, vado a quindi, la nuova condizione promessa e sperata è già incominciata con Cristo, Cristo ha portato il cielo sulla terra. L'invio dello Spirito Santo ha dato il suo slancio e per mezzo di lui essa continua nella Chiesa, nella quale dalla fede siamo istruiti anche sul senso della nostra vita temporale, mentre portiamo a termine la speranza dei beni futuri, l'opera a noi affidata. Già dunque è arrivata a noi l'ultima fase dei tempi, sapete, San Paolo ha detto che per noi sono arrivati gli ultimi tempi, quindi ci stiamo già dentro. Perché? Perché la storia dell'umanità ha conosciuto delle fasi distinte, cioè l'era, diciamo così, della creazione, poi c'è stata l'era del peccato originale, poi c'è stata l'antica alleanza, dopo il diluvio universale, la chiamata di Abramo e l'attesa delle promesse, poi il cielo sulla terra, il compimento di tutte quante le promesse che Dio ha fatto, sono state tutte quante realizzate in Cristo. E da Cristo sono iniziati gli ultimi tempi, cioè che sono quelli che portano la storia verso il suo, come dire, ultima fase di sviluppo, perché dopo Cristo c'è soltanto da attendere, come vedremo, la parusia, cioè il ritorno di Gesù nella gloria e la vita del mondo che verrà, la risurrezione dei morti, amen. Cioè dentro questi ultimi tempi ci sarà la fine dei tempi e la fine del mondo, ma siamo già dentro l'ultima fase. Come diceva San Giovanni della Croce, arrivato Cristo, in Cristo il Padre ci ha detto e ci ha dato tutto. Quindi tutto quello che noi adesso facciamo non è altro che continuare a cercare di approfondire sempre più e sempre meglio quello che Cristo ha detto, quello che Cristo ha fatto, ed è cosa che la Chiesa, attraverso il Magistero, attraverso la testimonianza dei Santi, continua a fare nel corso della storia della Chiesa. Ma noi ci abbiamo già tutto, cioè più di quello che ci abbiamo, se può avere. Ovviamente per noi che abbiamo la grazia di essere cattolici e battezzati nella Chiesa cattolica, c'è la pienezza, l'abbiamo visto, della grazia, della verità, della santificazione, più di questo non c'è. Non ci sono altre cose strabilianti che Dio possa fare. Non ci stanno. Ecco. Quindi, congiunti con Cristo nella Chiesa e contrassegnati dallo Spirito Santo, che è il pegno della nostra eredità, con verità siamo chiamati figli di Dio, termine che molto spesso usiamo senza rimanere sconvolti da questo, e lo siamo veramente, ma non siamo ancora apparsi con Cristo nella gloria, nella quale saremo simili a Dio. Vedete la visione beatifica, cioè qui chiaramente vi dice le cose che ho detto in termini molto spiccioli, in termini nettamente teologici, eleganti. Saremo simili a Dio perché lo vedremo qual è. Pertanto, finché abitiamo in questo corpo, scrive San Paolo, noi siamo esuli, lontano dal Signore, cioè la vita terrena, cioè non so chi di voi è mai stato un po' di tempo fuori dall'Italia, io sì, 40 giorni c'ho una quaresima, io l'ho già detto al nostro Signore, io prima che moro una quaresima me la sconta perché l'ho già fatta, ok? Quando sono stato in Bolivia 40 giorni, paese più povero dell'America Latina, crevamo di fredda alla pazza, senza termosifoni, a 4200 metri, non riuscivo a respirare, tutte le cose con i cerotti, la cacciatore sul naso perché la notte non dormivo, ecco. Oh, lontano dalla patria, non so io che mai stato, specialmente quando uno la sta un po' peggio, perché sapete, se vai negli States, se qualcuno gli piace la vita moderna, la va sta meglio. Ah, ma se vai a qualche posto, la va sta peggio. Io quando tornando dall'aereo ho visto la costa dell'Italia, allora, io stavo venendo a piangere, mi veniva, vi ricordate che San Giovanni Paolo II quando andava nei posti scendeva dall'aereo e baciava per terra, dico, mo faccio pulire, e non escludo che forse l'ho pure fatto quel giorno lì.
La sera arrivo a casa, c'era mia sorella che mi aveva fatto un piatto di spaghetti alle vongole, mi uscite fuori e dico, dico, sono entrato il bagno, capito? Una casa normale, ma che è successo qua? Cioè, perché noi ci abbiamo, cioè, capito, dobbiamo apprezzare. Quindi la nostra vita terrena dovrebbe essere così, capito? Che tu stai e dici, ma io che ci sto a fare? Io voglio andarmene a casa, capito? Ci stiamo a fare qua giù. Non so se avete mai letto nelle confessioni di Sant'Agostino, la madre di Sant'Agostino, alla festa di Santa Monica si legge, no? Dice, ma io che ci sto a fare ancora qua? E dice al figlio, io per una cosa campavo, volevo vedere te battezzato. Mo tu te sei battezzato. A mo sei diventato monaco, mo sei pure diventato vescovo. Dico, e mo che c'è che altro stato a vedere? Io non voglio andare. E Sant'Agostino col fratello dicevano, ma no mamma, lasciate un'altra cosa che abbiamo bisogno di vedere, 5 giorni dopo è morta, capito? Cioè, questa è una cosa normale, non è che noi abbiamo il disprezzo della vita, perché la vita è una cosa bellissima. Cioè, se il nostro Signore mi lascia altri 100 anni qua a fare danni, io ce ne sto tranquillamente, sperando che non fa soltanto danni, fa qualcosa di buono. Ma è chiaro che se dipendesse da me, capito? Perché se uno ci crede, che è scemo a stare ancora qua? Capito? Qua si tribola, si soffre, sta in pericolo, c'è il diavolo che rompe, possiamo fare qualche peccato, possiamo mettere a repentaglio la salvezza, possiamo impazzirci. Che capito? Perché uno capito, ogni tanto c'è qualche rotella che ci gira per storto, chi lo sa che andava a combinare. Sapete come diceva San Filippo Neri, no? Dice, Signore, tieni la mano sulla testa, se no Filippo se fa turco. Possibile, immaginate io domani divento musulmano, che mi vede a fare l'akbar, tutte queste cose qua. Cioè, che si sa mai, capito? Se mangia il cervello al gatto può succedere tutto, no? Capito? Quindi è meglio partire, meglio annasse. Però questa cosa i cristiani ce l'hanno, cioè altro che io l'ho raccontato un sacco di volte, no? Ma questo chi se lo scorda più? È una delle cose, era appena diventato prete, magari le sentivo Dio, ho detto tante volte durante l'omelia, vado a portare sta comunione ai malati una delle prime volte, poi vai come gregario, perché sono cose che fa il parroco, no? Quindi per farti fare qualche volta ti dava 3-4 malati dove ci andavi tu. E io porto sta comunione, sto malato, questo poverino stava tutto depresso, stava tanto triste, dice, stava male, dico. E mi comincia un po' a parlare, poi ci dico, allora dico, ma coraggio, ma esiste la vita eterna? Cioè, dico, io da giovane penso come che dico, perché dico, mo se io gli devo dire qualcosa, dico, mo che io dico? Dico, io dico, ma esiste la vita eterna? Dico, sì, la vita eterna, cioè, ma tanto costo io, un sacco di dolori, dico, ma no, ma il nostro Signore con la risurrezione c'erano i nostri corpi belli, gloriosi, glorificati. Questo mi guarda, eh? Ma che dici? Dico, ma come che dico? Dico, questa è la fede, lo diceva te lo dico. Ma che è così? Dico, è certo che è così. Cioè. Ma speriamo. Capito? Cioè, io stavo tutto casato, dico, questo proprio smontato, dico, ma com'è qua la situazione? Dico, è così però. Cioè, noi però stiamo. Ci crediamo insomma o non ci crediamo, no? Quindi abbiamo le primizie dello spirito, eccetera, eccetera, indossiamo l'armatura di Dio per stare saldi contro il diavolo, eccetera, eccetera. Siccome poi non conosciamo né il giorno né l'ora, manco della nostra morte, oltre che del ritorno di Gesù, bisogna che seguendo l'avvertimento del Signore vegliamo assiduamente per meritare, finito il corso irripetibile della nostra vita terrena, che ce ne abbiamo una sola, di entrare con Lui al banchetto nuziale ed essere annoverati fra i beati. E non ci venga comandati, come a servi cattivi e pigri, di andare al fuoco eterno, nelle tenebre esteriori dove ci sarà pianto e stridore di denti. Quindi vedete che nei documenti della Chiesa non c'è scritto che l'inferno non esiste, che non ci va nessuno. Speriamo, vigiliamo, perché non c'è, perché dovrebbe accadere uno a me che mi andrà all'inferno, Dio non voglia. Io ci prego tutti i giorni il nostro Signore, lo diciamo nel rosario, perché non a caso nel rosario diciamo preservaci dal fuoco dell'inferno, non è una cosa detta tanto per Dio, non sono mica tanto sicuro che vado al paradiso, che ne so. Io lo desidero tanto, ma io lo dico al nostro Dio, guarda Signore mio, che guai posso fare, non lo so, dico, te prego, ti do subito, ti scongiuro, l'inferno non è, perché lì, cioè, lì è proprio la fine. Io ci prego, non ho nessuna paura a dirlo, insomma, perché prima di regnare con Cristo glorioso, vedete come qui introduce tutti quanti i temi che poi vedremo, noi tutti compariremo davanti al Tribunale di Cristo per ricevere ciascuno il salario della sua vita immortale, secondo quel che avrà fatto di bene o di male. Questa è una delle letture che si fanno ai funerali, una di quelle che tra l'altro faccio più spesso. E alla fine del mondo usciranno dalla tomba, come dice Gesù, sono citazioni bibliche, vedete le virgolette, chi ha operato il bene ha risurrezione di vita,
e chi ha operato il male ha risurrezione di condanna. Questo ci pensiamo quasi mai. I dannati risorgono, capite? Perché i tormenti non sono soltanto i tormenti spirituali, perché no, a parte che i tormenti spirituali tutti dicono che sono peggio dei tormenti materiali, e questo lo sperimentiamo anche in questa vita. Voglio vedere chi di voi ci ha avuto qualche angustia. Io vorrei scrivere un repertorio, d'accordo? Di pene profonde interiori o morali, ma cioè, ma le coliche renali, io faccio a cambio su chiunque ce l'ha, se vuole fa cambio con me subito, d'accordo? Con certe cose che io, ma stiamo scherzando, quindi non lo capiamo anche noi, ma come vedremo, perché poi approfondiremo questo discorso quest'anno, qui sono introdotti questi temi, li approfondiremo, c'è una risurrezione pure per i dannati, che saranno tormentati per tutta l'eternità anche nel corpo, e ci avranno un corpo schifoso e nauseabondo e passibile per tutta l'eternità. E guarda che se ti mette la mano addosso il diavolo in persona è cattivo, non è che scherza, è spietato, non è cattivo, è cattivo. Quindi, cioè, non possiamo, Cardinal Petrocchi, quando parlava di quelli che diciamo la fede all'acqua di rose, dicevano, guarda, sono quelli che fanno finire tutto quanto in trullallero trullallà, capito? Cioè, qua non finisce trullallero trullallà, capito? Qui non c'è tanto trullallero trullallà, quindi cioè, la fede è una cosa seria. Nessuno vuole terrorizzare o spaventare le persone, però le cose vanno prese sul serio, perché c'è sta il Vangelo di mezzo. Il nostro Signore Gesù Cristo non era un tipo strano che parlava a vanvera, si è detto chiaramente alcune cose, cioè tutte quante queste cose sono tutte quante esplicitamente contenute nella Bibbia, non è che nel Magistero del Giorno, queste sono proprio, capite, esplicitamente definite nella Bibbia, e quindi insomma bisogna fare attenzione. Allora, stimando quindi che le sofferenze del tempo presente non sono nulla, quindi se non sono adeguate alla gloria futura che si dovrà manifestare in noi, perché qui la vita terrena è breve in confronto a tutta l'eternità, forti nella fede aspettiamo la beata speranza e manifestazione gloriosa del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo, il quale trasformerà allora il nostro misero corpo rendendolo conforme al suo corpo glorioso, e verrà per essere glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che avranno creduto. Quindi questo è proprio intrinseco nella Chiesa e nella sua vita. Poi vedete la Chiesa celeste e la Chiesa peregrinante. Fino a che dunque il Signore non verrà nella sua gloria, accompagnato da tutti i suoi angeli, e distrutta la morte, qui ci sono tutti novissimi, contenuti in queste frasette, non gli saranno sottomesse tutte le cose, alcuni dei suoi discepoli sono pellegrini sulla terra, noi, altri compiuti questa vita si purificano ancora, la Chiesa purgante, altri infine godono della gloria contemplandolo chiaramente, Dio uno e trino qual è, la Chiesa trionfante, terra, purgatorio e paradiso. Tutti però, sebbene in grado e in modo diverso, comunichiamo nella stessa carità verso Dio e verso il prossimo e cantiamo al nostro Dio lo stesso inno di gloria. Tutti infatti quelli che sono di Cristo, avendo lo Spirito Santo, formano una sola Chiesa. Quindi queste tre dimensioni della Chiesa ne formano una sola e tutti siamo uniti tra noi. L'unione di quelli che sono ancora in cammino, quei fratelli morti nella pace in Cristo, non è minimamente spezzata. Anzi, secondo la perenne fede della Chiesa, è consolidata dallo scambio dei beni spirituali e con la comunione dei santi. A causa infatti della loro più intima unione con Cristo, gli abitanti del cielo rinsaldano tutta la Chiesa nella santità, nobilitano il culto che si rende a Dio qui in terra e in molteplici maniere contribuiscono con una più ampia edificazione. I santi sono i nostri modelli, ma i santi pregano per noi. Stavo introducendo il discorso di prima sui nomi di battesimo, pregano per noi. Le anime del purgatorio pregano per noi e sono però anche aiutate da noi, aspettano il nostro aiuto, cioè c'è un rapporto bilaterale, mentre i santi del paradiso che vuoi fare, dico soltanto che rende onore e culto e puoi prendere esempio e usufruire della loro preghiera, le anime purganti possono ricevere molto da noi ed è grandissima carità fare questo. Un'altra grande opera, cioè che opera buona posso fare? Io vi dico, se volete fare grandi opere, fate celebrare messe per i vostri defunti. Soprattutto per chi può le messe gregoriane.
D'accordo. Noi ci contribuiamo comunque, lasciandoci un'offerta, perché il Paramista lascia un'offerta, una piccola elemosina, quindi un piccolo distacco dai beni. Ma non esiste cosa più grande che si possa fare. Quei poveracci, quando poi se le fate celebrare messe, quando sarete morti, mio nonno diceva sempre così, qualcuno farà celebrare voi, voi ne fate celebrare voi, e poi la giustizia di Dio farà in modo che nessuno poi pensa, voi siete morti, voi restate a purgatorio fino all'ultimo spicciolo di Gesù nel Vangelo. Ecco, è grandissima carità, e ancora più grande di quelle che possiamo fare in questo mondo. Quindi, ammessi nella patria e presenti al Signore i santi, per mezzo di lui, con lui e in lui, non cessano di intercedere per noi presso il Padre, offrendo i meriti acquistati in terra mediante Gesù Cristo, unico mediatore tra Dio e gli uomini, e servendo al Signore in ogni cosa e dando compimento alla loro carne a ciò che manca alle tribolazioni di Cristo a vantaggio del suo corpo che è la Chiesa. La nostra debolezza quindi è molto aiutata dalla loro fraterna sollecitudine. Infine, la Chiesa di coloro che camminano sulla terra, riconoscendo benissimo questa comunione di tutto il corpo mistico e di Gesù Cristo, fin dai primi tempi della religione cristiana coltivò con grande pietà, eccola, la memoria dei defunti. E poiché santo è salutare e il pensiero di pregare per i defunti perché siano assolti dai peccati, ha offerto per loro anche i suffragi. Io il mese prossimo vorrei fare un incontro, anche perché siamo nel mese di novembre, subito su questo, immediatamente su questo tema, perché cioè noi dobbiamo essere ben formati, ben anche informati, anche perché messi in condizione di fare il bene che possiamo fare, perché verso i defunti ci sono delle cose molto importanti da fare. Che gli apostoli e i martiri di Cristo, i quali con l'effusione del loro sangue diedero la suprema testimonianza della fede e della carità, siano con noi strettamente uniti in Cristo, la Chiesa lo ha sempre creduto. Li ha venerati con particolare affetto, insieme con la Beata Vergine Maria e i santi angeli, e ha ampiamente implorato il soccorso della loro intercessione. A questi in breve se ne aggiunsero anche altri che avevano più da vicino imitato la virginità e la povertà di Cristo, e infine altri il cui singolare esercizio delle virtù cristiane e le grazie insigni di Dio raccomandavano la via devozione e imitazione dei fedeli. Questa è tutta tanta la schiera di coloro che la Chiesa con certezza sa che sono in paradiso, perché sono poi canonizzati e annoverati fra i santi. Il contemplare la vita di coloro che hanno seguito fedelmente Cristo è un motivo in più per sentirsi spinti a ricercare la città futura, e nello stesso tempo impariamo la via sicurissima per la quale, tra le cose mutevoli del mondo e secondo lo stato e la condizione propria di ciascuna, potremo arrivare alla perfetta unione con Cristo, cioè alla santità. Nella vita di quelli che, sebbene partecipi della nostra natura umana, sono tuttavia più perfettamente trasformati nell'immagine di Cristo, Dio manifesta agli uomini in una viva luce la sua presenza e il suo volto. In loro è Egli stesso che ci parla e ci dà un segno del suo regno, verso il quale, avendo intorno a noi un tal numero di testimoni e una tale affermazione della verità del Vangelo, siamo perfettamente attirati. Mi fermo e volevo prendervi l'ultima slide, perché così vediamo un po', alla luce di questo, gli approfondimenti che noi faremo, perché approfondiremo un po' i nuovissimi e un po', vedete, tutte quante le cose, tutta la carne al fuoco che hanno messo questi tre paragrafetti, no? Approfondiremo negli incontri di quest'anno, anzitutto i quattro nuovissimi: la morte, il giudizio, l'inferno, il paradiso e anche il purgatorio, anche se non rientra, è proprio il mese prossimo, se Dio vuole, dato il mese di novembre, io vorrei proprio cercare di mettere insieme morte, giudizio e purgatorio, quindi ci riusciamo a fare una buona sintesi con una oretta. Poi c'è soltanto il capitolo dei nuovissimi hominis e dei nuovissimi mundi, cioè le cose ultime che attendono ogni uomo al termine della vita terrena, che ci aspetta quando siamo morti, che succede quando moriamo, e ciò che attende l'umanità alla fine del mondo, perché siamo negli ultimi tempi, ma alla fine del mondo state tranquilli che non la vedremo, dormite tranquilli che non è roba per noi, se c'è tempo, non date retta a quelli che dicono che alla fine del mondo è mortale. C'è tempo, perché ci sono alcune cose che dovranno accadere scritte nella Bibbia, ancora non se ne vede manco l'anticamera, quindi c'è tempo. Poi vedremo qualcosa sugli angeli e sugli angeli decaduti, d'accordo? Il 2 ottobre abbiamo festeggiato gli angeli custodi. Il problema dell'inferno è connesso all'attività degli angeli ribelli, perché Dio non ha creato nessun inferno. L'inferno è produzione, non creazione, perché non è... Il diavolo gli piacerebbe creare, ma non crea un bel tubo di niente, però come dire, l'organizzazione e la produzione del mondo infernale è certamente opera del primo degli angeli decaduti, che è Lucifero, non è opera di Dio, è lui
che ha organizzato quel bel posticino, insomma, dove sarà relegato per tutta l'eternità, e gli ha stabilito leggi e norme, insomma, che non è che sono molto edificanti. Poi l'uomo, come essere composto di anima e di corpo, cioè noi dobbiamo per esempio capire bene anche questa nostra caratteristica particolare, perché è vero che qui noi viviamo in stato di natura decaduta, quindi sto nostro povero carcassa non è come il corpo della Beata Vergine Maria, ecco, che più passavano gli anni più sembrava fresco come una rosa e che si è addormentato per risvegliarsi in paradiso. A me non funziona così, perché c'è stato in mezzo al peccato. Però il corpo non è un accidente, perché la nostra corporeità ci rimane per tutta l'eternità, questo corpo che noi abbiamo. Non vi lasciate ingannare dalla dolorosa parentesi della morte, capite? Quindi la salvezza della persona parte certamente dall'anima, perché il corpo, cioè, vige, esiste grazie all'attività della mia anima che lo anima, ma riguarda noi tutti interi. Perché se non si capisce bene alcune, cioè se non si capisce bene questo principio, come dire, di, la Chiesa chiama di unione sostanziale tra l'anima e il corpo, tantissime cose, per esempio, non si capiscono bene. Pensate che, tanto per farvi un esempio, alcuni eretici dei primi secoli sono quelli di cui parla San Giovanni nell'Apocalisse, i Nicolaiti. Erano gnostici che dicevano queste cose qui. La cosa importante per l'uomo è lo spirito. Guardate, guardate il diavolo, Quindi tutto quello che accade nel corpo non fa niente. Prima conseguenza, devo commettere atti impuri? Ma tanto non ti preoccupare! Tanto gli atti impuri sono cose basse che tu fai col tuo corpo, non lo toccherò il tuo spirito. Lo spirito è un'altra cosa. Quindi capite subito se uno comincia a svalvolare su queste cose qui, no? Cioè, mangi, bevi e dormi, non ci sta nessun problema. Quando questa è, cioè, tu prova a ubriacarti, dopo di che la tua anima, non commettete poi la macchina, e poi vedi se all'anima succede niente, se entrava contro un palo. Ma che dici? Capite? Quindi l'uomo come essere composto da anima e corpo, e poi noi sappiamo ci sono tre stati, cioè la nostra vita, la vita umana, conosce degli stati temporanei. Il primo è la terra, il secondo non è detto che ci passeremo, è il purgatorio. C'è un punto interrogativo su un altro luogo intermedio in cui la tradizione della Chiesa ha sempre creduto, adesso è stato messo, questo non è un dogma di fede, quindi questo se ne può discutere, che è il limbo, e poi però ci sono i due stati definitivi, questi non si discutono, questi sono, proprio quelli di cui abbiamo visto che Gesù li parla chiarissimamente nel Vangelo. Quindi gli altri stati sono tutti gli altri temporanei, qui sulla terra e in eterno non ci stiamo, in purgatorio e in eterno non ci stiamo, il limbo, ammesso che esista, sicuramente non è eterno, almeno per quanto mi riguarda, perché gli stati definitivi ne sono solo due: quello che si chiama paradiso o inferno, beatitudine o dannazione. Ne restano solo due: comunione con Dio o eterna separazione con Dio, e amicizia o divertimento con quelle bestie che sono i diavoli. Ecco, quest'anno, non so se riusciremo a fare tutto, proprio partendo proprio da questo capitolo, che, perché capite, poi quando si parla delle cose ultime, necessariamente vai anche a parlare delle cose prime. D'accordo? Perché se devi capire che succede dopo, devi capire che è successo all'inizio, quindi anche come siamo fatti noi. Quindi il percorso che farei sarebbe questo qui, quest'anno, nel ciclo di catechismo, di incontri di catechismo per gli adulti, e fermo restando che a maggio, dopo gli incontri durante l'anno, potremmo, ecco, riprendere un po' il discorso mariano, quindi chiudere anche questo capitolo ecclesiale, vedendo un pochino la centralità della figura della Madonna nel suo rapporto con la Chiesa. Ok? Questo è un po' il programma di quest'anno.